Ciao a tutti ragazzi, oggi finalmente finisco il Big Depth sull'MP1. Vi faccio vedere gli ultimi dettagliucci, il carburatore, le plastiche esterne. Poi verrà messo sul banco e messo in moto. Speriamo. Vediamo il video. Innanzitutto vi faccio vedere un lavoretto che fa parte di quei lavori che non sembrano, no? Da questo filo d'acciaio inox ho ricavato i due gancetti da saldare la marmitta. Inoltre, da una molla grande ho ricavato queste due mollette che si agganceranno ai garricetti di prima, questi qua, va bene? Poi qua ci abbiamo i getti, le vitine delle plastichine e poi dopo vi faccio vedere anche la marmitta modificata. Facilissimo, montiamo questo. E adesso mettiamo questo. Speriamo che ci va perché qui c'è la nervatura del cilindro e mi sa tanto che abbiamo problemucci. Vediamo un attimo. Niente ragazzi, non ce la facciamo. Vedete? Va a battere proprio sulla nervatura qua del cilindro. Quindi ragazzi, ho spostato il foro a sinistra. Ho fatto un altro foro e qui ho messo un tappino, quelli là di plastica, quasi lo stesso materiale. L'ho fatto a interferenza, cioè il foro è più stretto del tappino, così non si toglierà. Andiamo a mettere qua la cover, convogliatore. Perfetto, ragazzi. Completiamo il giro delle viti. Convogliatore è andato. Come vediamo, è un po' disassato anche questa sola qui, dall'asola della testa, ma non dovrebbe dare problemi. Al massimo rifileremo anche qui. Adesso smonto il carburatore, smonto la vaschetta per vedere che getto c'è. Dovrebbe esserci sul 19, questo qua dovrebbe esserci un 85 di massimo. Abbiamo un 85, ragazzi. Poi vediamo il getto del minimo e un 50 il getto del minimo. Perfetto, abbiamo montato tutto sul banchetto che comunque ho modificato insieme all'amico Giulio. L'ho fatto praticamente monobraccio. Vedete? È tutto verniciato male perché proprio a pennello l'ho fatto grassa grassa giusto per non lasciarlo arrugginito perché è stato fatto con materiali trovati così di recupero. Cioè era già stato fatto, però adesso è stato modificato perché prima questi braccetti mi partivano dalla base. E non avevo modo di montare le marmitte tipo Giannelli Fire, questo tipo di marmitte intrecciate, vedete? Quindi mi sono fatto un braccio e poi un'impalcatura qui che lo prende da due parti e ho modificato il terzo attacco, insomma, ho fatto così, l'ho piegato un attimo, altrimenti dava problemi alla marmitta. Poi ho fatto un serbatoio decente perché prima c'era una cosa volante così, gli ho fatto una base avvitata al banchetto da profugo, quello là che vi feci vedere nell'altro video. Qui abbiamo il rubinetto standard, però non, siccome non mi fido tanto, ho messo questo qui che fa solo on-off e poi ho messo un filtro in carta, che sono i migliori perché filtrano, mentre quelli con la retina non servono a niente, passano persino le scaglie di ruggine. Va bene? Questo serbatoietto è di un bravo che mi regalò l'amico Enrico Orlando. E abbiamo accroccato questa situazione qui, tutto bello, preciso, fissato. E adesso lo mettiamo in moto, sentiamo come canta questo motore, speriamo. Ricordo i componenti di questo motore. Carter MP1, modificati, ci sono i video, vi ho fatto vedere come li ho modificati. Poi, carburatore 19 femmina modificato a maschio, vi ho fatto vedere anche questo nel video precedente. Poi, gruppo termico Big Depth 4 monofascia. La marmitta che vi stavo facendo vedere prima l'abbiamo modificata a 27. Vedete? Abbiamo fatto tutto il collettore da 27. Si vedono le saldature. Ancora non ho messo i gancetti e la molla, però verranno messi. Questo l'ha fatto Antonio, il proprietario, cracra. Un silenziatore Arrow da scooter che gli piaceva, ce l'aveva e se l'è adattato così, con questo gommotto che ha trovato lui. Poi abbiamo l'albero motore Yasil,
qui all'interno e abbiamo visto anche quello nei video precedenti. E poi in questo banchetto abbiamo predisposto due bobine, una per l'electronic e una a puntine. Così abbiamo la possibilità di montare tanti motori senza scervellarci. Ci abbiamo già la bobina pronta. Qui bisogna fare solo il cavetto, vabbè, cavo candela. Carburatore. Sono partito con una taratura 92 getto massimo, spillo alla seconda tacca come standard, insomma, e vite miscela un giro e mezzo aperta. Vi ricordo che la vite miscela è quella che si trova lato motore. Se si trovasse lato aspirazione, qui sarebbe vite aria. Questa qua, svitando, noi apriamo il condotto del getto del minimo, quindi ingrassiamo. Avvitando, smagriamo. Ok? Funziona così. Quindi un giro e mezzo, getto massimo 92, getto minimo 50. Qui ho messo l'acceleratore, un cavetto posticcio, così giusto per accelerarlo un attimo. E adesso lo mettiamo in moto. Apriamo la benzina. Rosso! Grasso! Vibrazione a morire perché il banco è tutto di legno, capirai. Minimo sta giusto e grasso ai bassi sicuro. Carburazione, miscela al 3,5. Sembra, si sente bene, ragazzi. Di lusso, sembra grasso, il getto minimo 50 sicuramente è un po' grosso. Faremo delle prove qua, diminuendo un po' il minimo, però forse per il rodaggio glielo lascio così e vediamo come si va. Gli facciamo consumare qualche litro di benzina, una cosa così, e poi sul motorino verrà fatta la carburazione. Adesso gli ho messo il 92 per sicurezza, però forse è anche grasso di massimo, eh. Non l'ho accelerato tutto perché è freddo, insomma. Abbiamo finito. Vediamo un attimo la situazione qua. Allora, questi sono i getti che ho fatto prendere al proprietario. 95. Questo è il di serie 85. E ci abbiamo il 90. Però per adesso li lascio il 92, va bene? Questo, vabbè, è il capocchiello della candela che con la pipetta che ho io non andava. Ed era serrato veramente forte sulla denso.
ho dovuto smembrarlo per estrarlo con la pinza perché era proprio serrato, mentre altre volte mi capita di avere questi nottolini svitati al massimo. Comunque, adesso ottima candela. Qua ci abbiamo gli spilli che per adesso non vengono toccati. E poi vediamo un attimo i getti del minimo, però mi sa che non ce l'ho uno sotto 42, 40, vorrei trovare un 48, 50, 37, 38, 50, sarà questi 50 sono quelli di serie, 50 e 42, ragazzi. E purtroppo non c'ho nemmeno un 45 o un 48 per provare. Quindi lascio perdere. Procuriamo prima un getto del 48, 46, una cosa del genere. E poi proveremo con la vite. Però può essere pure che il motore era imballato perché l'ho chiuso con l'olio, col grasso. Quindi magari era anche un sintomo di miscela grassa, cioè finché che non si pulisce bene il motore, prima accensione ha fatto un po' di fumo. Potrei mettere anche qualche getto di questi qua, però non voglio rischiare perché magari poi ci danno altri valori, cioè perché si possono usare anche i getti normali del PHBG, quelli del massimo, che sono uguali a quelli dell'SH, però lasciamo perdere, ragazzi. Adesso voglio fare un'altra prova mettendo questo filtro che già chi mi segue ha visto già montato sul ciò prototipo, non è altro che un imbocco così, fatto a mano, è una spugna. Così, proviamo. Facciamo la partenza a caldo, senza tirare l'aria e col filtro, così, poggiato. Giusto così, posticcio, giusto per vedere come si sente. Benzina, L'aria idrata sta lì. Ok, benzina, benzina. è ingrassato a morire, col filtro si è ingrassato già di brutto. Grazie.
finita così, ragazzi. Ragazzi, sembra che il motore giri bene, sembra che faccia bei giri, non ho collegato nemmeno il contagiri, mi sono dimenticato. Comunque poi vedremo su strada tutto, la carburazione per bene e tutto il resto. E secondo me potrebbe andare meglio perché alla fine abbiamo dei fattori limitanti, accensione elettronica originale e lo scarico che secondo me non è il più idoneo, alla fine era una Genelli Fire modificata, abbiamo fatto il collettore da 27. Sembra che faccia un po' da tappo, non vorrei dire, però secondo me non è il massimo. Però nonostante tutto sembra che a orecchio gira bene, solo che non ho il getto minimo poco poco più piccolo e non mi va di andare a spippolare mo con la vite miscela. È partito, va bene, abbiamo messo in moto, poi l'ho lasciato 10 minuti in moto, non avete visto nel video, è inutile, vi avrei annoiato. E poi quando sono andato ad accelerare mi è morto. Oh. Perché è proprio grasso. Per questo video è tutto. Ci vediamo al prossimo video. Ciao, se vi piace iscrivetevi al canale e mettete like, qualcosa, va bene? Ciao a tutti.